Buongiorno ragazzi, bentornati. Oggi andremo a parlare di un altro prodotto che mi è arrivato e devo dire che questa volta, come avete detto dal titolo, sono rimasto molto sorpreso e devo dire che anche un po' emozionato. Sì, mi sono arrivate le copie, i cloni dell'AirPod dell'Apple. Eccolo qua, vi faccio subito vedere. Vedete qua? Questa è la scatoletta che assomiglia tantissimo all'AirPod originali, un pelino più grande, bianco lucido, molto bello, mi è piaciuto tantissimo, con davanti la scritta Kevis. Davanti abbiamo un pulsantino per azionare comunque la batteria che c'è al suo interno, perché questa scatoletta fa anche da power bank. Inserendo comunque all'interno gli auricolari scarichi, abbiamo la possibilità di poter ricaricare gli auricolari per 2-3 volte. Quindi molto comodo, perché lo porto in giro, essendo anche leggerissimo, non pesano, e abbiamo la possibilità di poter ricaricare le nostre AirPod clone. Adesso ve lo faccio vedere da dentro come è fatto. Come vedete, all'interno ci sono i due auricolari, ma al suo interno troviamo, all'interno qua del buco, c'è uno spinotto che quando inseriamo ricaricano quando schiacciamo questo pulsante. Quindi devo dire che la trovata è molto è fatta molto bene, perché poi sono super economiche, costano €22,99 e se avete l'abbonamento Prime non pagate neanche le spese di spedizione, e fino a qua tutto bene. Quando mi sono arrivate dentro questa scatoletta qui, vi arriverà dentro all'interno il suo astuccio con un cavetto per ricaricare l'auricolare singolarmente e l'altro cavetto per ricaricare la base, la scatoletta, per ricaricare la sua batteria interna. Poi abbiamo anche due gommini, come vedete, e gli accessori sono molto comodi, quindi vi arriva questa fantastica scatoletta con questa AirPod clone a soli €23. E fine qui, tutto bene. Li ho presi leggeri, un bel materiale, molto eleganti. Ho iniziato a tirarle fuori, l'ho ricaricata, in mezz'ora si ricaricano, le metto nel mio orecchio, ho detto proviamo, vediamo come funzionano. Non mi aspetto chissà che cosa per €23, però ho detto cavolo, sono leggerissime. Ma la nota dolente arriva quando mi sono arrivate e ho detto è tutto troppo bello per essere vero. Ho detto devo fare comunque una recensione, devo consigliarli, devo mettere il link per poi acquistarli. Quindi cosa faccio? Le provo, le testo. Le ho caricate, la prima nota dolente, la prima nota dolente è proprio la durata della batteria. La durata della batteria è scandalosa, mezz'ora di autonomia di chiamate, un'oretta di musica. Il power bank, qui la scatoletta, diciamo che non ricarica 3 volte gli auricolari, ma le ricarica 1,5 volte. Però la durata di questa batteria è scandalosa, perché mezz'ora di telefonata personalmente non posso stare sempre a collegare l'auricolare al caricabatterie. Ho provato a fare una telefonata. Allora, le due cuffie si accoppiano in modo semplice, non è difficile, naturalmente non è intuitivo come l'AirPod, che quando colleghi uno in automatico si collega anche l'altro, ma sono due microfoni separati, quindi il tuo telefono, se tu ne colleghi prima uno e poi l'altro, verranno riconosciuti come due auricolari Bluetooth separati. Quello che bisogna fare è prendere il destro, lo colleghi direttamente al tuo telefono come un semplice auricolare Bluetooth. Poi, quando questo è collegato al tuo telefono, li metti vicino. Qui davanti c'è un pulsantino che adesso vi faccio vedere. Lo vedete, il pulsantino, questo qui. Una volta che cliccate il pulsantino vicino all'altro auricolare, i due si accoppiano e la cosa si accoppia un po' particolare, però effettivamente si accoppiano. E una volta accoppiati tra di loro, quando mettiamo il secondo nella base che si disconnette, devo dire che quando lo tiriamo fuori, facciamo 2 click, si connette direttamente con l'altro auricolare in maniera veramente fulminea, velocissimo. Quindi sotto quel punto di vista sono rimasto anche sorpreso. Ma una volta che partono tutte e due, vado per sentire la musica e devo dire che è bassa. La qualità non è male, però è molto bassa, non sento veramente nei bassi, il volume non è altissimo, quindi se vuoi sentire una musica forte
non li senti. Ho detto vabbè, sentirò della musica tranquilla magari quando voglio rilassarmi, però sono veramente comodi. Cercavo di trovare qualcosa di positivo per poter continuare a tenere questi auricolari. Vado a fare la prova più importante per me e per il mio lavoro, quella di telefonare. Allora, devo dire che musica, film e tutte quelle cose di YouTube, riuscite a sentire la musica o il volume da entrambi gli auricolari. Quando parte invece la chiamata, anche se sono collegati, quando qualcuno vi chiama o voi chiamate qualcun altro, si aziona solamente quello destro, neanche quello sinistro. Quello sinistro non funziona proprio, sono proprio così. Le chiamate, un solo auricolare. Per la musica, tutte e due. Devo dire che voi sentite bene a chi state chiamando, ma la nota dolente è che chi vi sente veramente male, ovattato, sente l'eco, vi sente lontani, disturbati. Fatto 7-8 telefonate, ragazzi, poi ho rinunciato perché continuavano a dirmi: ti sento male, Andrea, ripeti, non ho capito, Andrea, ma stai più vicino al telefono. Dicevo: no, guarda che sono i nuovi auricolari, i cloni AirPod. Li stavo testando e la risposta che mi davano erano: ok, buttali. Quindi, ragazzi, vi consiglio questi auricolari? Personalmente no, perché è vero che costano 23 euro, ma 23 euro se li devi buttare per un prodotto che non funziona, beh, sono sempre soldi buttati, anche se sono pochi. Speravo almeno in una chiamata, non volevo chissà che cosa, perché qualcuno potrà dire: sì, ma con 23 euro cosa vuoi? Una qualità pazzesca? No, volevo una qualità di auricolari normalissimi e poter chiamare. Ma effettivamente la musica è troppo bassa, bassi non esistono, le chiamate non le puoi fare perché non ti sentono, quindi a questo punto dico: o lo uso come fermacarte, ma neanche, perché è troppo leggero. Cosa penso? Classica cinesata, strabocciati, ve lo sconsiglio. Comunque sotto vi metto il link se li volete provare, se avete la curiosità, tanto con Amazon avete la possibilità di rendere indietro senza perdere nulla. Però questa marca, perché ho visto che ce ne sono tante su Amazon, a me mi hanno mandato le Carys, quindi si vede dalla pubblicità. Quando trovate questi auricolari, beh, secondo me è meglio non acquistarli. Con questo è tutto, ragazzi, un bel like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, seguitemi sotto nei social e ci vediamo al prossimo tarocco. Ciao, bella gente.